di emozioni straordinarie, una mostra che dire miracolante non si può, bisogna vederla. Siamo con Franca Rame. Buongiorno. Raccontaci queste emozioni, questo lavoro pazzesco che c'è dietro. Io ho, e mi do molte arie quando ci penso, ho il grande merito, proprio il grande merito di avere ogni volta che Dario o al ristorante, dove ti pare, faceva un disegno, un bozzetto, eccetera, prendevo e archiviavo. E ora ho, tra virgolette, la gioia di avere conservato più di 20.000 disegni che non sono esposti, sono proprio nei cassetti che chissà quando li stiamo fotografando adesso. E nulla, è una giornata bella, calda, calda di gente, di sentimenti, di emozioni come lei ha detto. E poi ancora la cosa per me che Dario una sera con una voce che conosco soltanto io mi ha detto: che vedi, io sono nato pittore, io dipingevo da ragazzino, poi ho fatto 8 anni di Brera e poi ho lasciato la pittura. Dico, sta calmo, perché intanto la pittura non l'hai lasciata mai, poi non è che hai lasciato la pittura e sei andato a fare, a scaricare le casse di verdura al mercato, sei diventato premio Nobel e con tutto quello che hai avuto di magnifico, lui ha avuto una vita veramente stupenda, poi a differenza di me ha fatto soltanto quello che lui, che gli piaceva fare. La differenza è che io ho fatto tutto il resto, per cui sono veramente stanca. Io vedo Dario come un monumento e vedo me piegata con le mani per terra che faccio da base al monumento, il piedestallo, mi sono identificata con il piedestallo, lo dico ridendo, ma... Prima mi raccontavi come è nato questo... Questa pittura... l'ha fatta per il mio compleanno, solo che non ci aveva messo la testa. Lui lavorava in giardino e vedeva, c'era questa bellissima figura, ma non sapevo. L'indomani mattina, il giorno del mio 70° compleanno, ci ha messo la testa. È stata una bellissima sorpresa, veramente.